esperienza nel Salento, sia teorica ma anche pratica. In qualche modo vi abbiamo cercato di calare a tutti gli effetti, prima in campo e poi sulla tavola, e farvi capire cosa significa Carciofo Brindisino IGP, sia dal punto di vista organolettico, chimico, ma anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico culinario. Le prime impressioni della parte del Salento che si chiama Terra dei Messapi. Ma io vedo nelle due esperienze che ho avuto in questa località che ci sono dei valori di carattere ambientale, dei valori di carattere culturale, storico. Ti tocca il cuore quando parli o della morte del Cristo oppure i presepi, sono stato qua con i presepi. Poi avete altri valori che io non voglio disdegnare, da buon emiliano, sono quelli enogastronomici. Accidenti, che motivo di richiamo? Su questo punterei senz'altro. È una vostra dote, un pregio di cui dovete andare fieri. Quindi una destagionalizzazione dell'offerta turistica basata sì sui punti cardine del folklore religioso ma anche enogastronomico. Noi come Terra dei Messapi, oltre al carciofo brindisino, abbiamo l'olio e il vino, che sono i fattori trainanti di un'enogastronomia locale. Il punto di forza del nostro territorio come si potrebbe declinare anche negli altri territori italiani? Ma se i Messapi hanno resistito qua 7-8 secoli, vuol dire che si sono trovati bene con i prodotti agroalimentari. Suggeriteli a chi vuole la lunga vita, a chi vuole longevità a non finire. Ci sono persone che ricorrono delle pastiglie. No, qui gli date dei prodotti della vostra campagna e che sono inimitabili. Credo che più, oltre all'ambiente ovviamente, al mare, queste saranno le armi vincenti per la vostra attività. Ne sono sicuro.